Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi sono qui con un nuovo video, un video di mistero. Oggi parliamo del caso di Jackie Fernandez. Questa donna che la sua storia inizia nel 1989 e che per alcuni anni è stata perseguitata da dei fantasmi. Ma vediamo subito questa storia che ve lo racconto con un video che ho preparato per voi. Andiamo subito a vedere. Nel 1988 Jackie Fernandez era poco più che ventenne, ma era già sposata e si prendeva cura del suo figlio di 2 anni. La vita coniugale non andava per il meglio ed il marito, oltre ad avere problemi sul lavoro, spesso beveva troppo e diventava violento. Dopo l'ennesima lite, Jackie decise di lasciarlo ed andare a vivere in una casa da poco comperata dai genitori a San Pedro, in California. Fu proprio allora, dall'inizio del 1989, che in quella casa iniziarono ad accadere un certo numero di cose strane. Spesso, di sera, mentre guardava la TV, aveva l'impressione che qualcuno borbottasse in soffitta, per poi tacere, quando abbassava la voce per ascoltare. Il suo gatto iniziò a comportarsi in maniera strana, graffiando le porte, tendendo guati ad alcuni punti dei muri, a rincorrere qualcosa che lei non poteva vedere e a soffiare al vuoto. Poi un giorno iniziò anche lei a vedere strane ombre muoversi lungo le pareti e il soffitto, ombre che non appartenevano a nessun oggetto, ombre che si facevano sempre più numerose e queste visioni iniziarono a farsi sempre più frequenti. Lampadari che oscillavano, mobili che si muovevano da soli e cassetti che cadevano per terra. Un giorno invitò un'amica a pranzo e mentre stavano entrambe lavando i piatti furono testimoni di una scena ghiacciante. Le pareti della cucina iniziarono a trasudare uno strano liquido rossastro. Le due donne scapparono di casa e Jackie andò ad abitare dei genitori per qualche tempo. La donna nel 1989, quando nacque sua figlia Samantha, decise di tornare nella casa, pensando che le cose sarebbero migliorate. Ma si sbagliava. La donna iniziò a fare dei sogni, che questi sogni erano delle vere e proprie allucinazioni, degli incubi veri e propri, e in questi sogni si immedesimava nel corpo di un ragazzo che veniva picchiato lungo il molo del porto di San Pedro, veniva malmenato fino a quando veniva assassinato. Lei vedeva sempre questa scena nei suoi incubi e ogni volta vedeva dei particolari più agghiaccianti. Una notte lei, facendo uno di questi sogni, decise di andare in bagno e si sedette nel bordo della vasca. Mentre era seduta nel bordo della vasca, notò la figura di un uomo davanti a lei, un uomo anziano che la fissava senza dire una parola. Lei, terrorizzata, non fece tempo a fare nulla che l'uomo scomparve. Scossa da quell'episodio, tornò dai genitori e chiamò il parapsicologo Barry Taff. Barry Taff decise di fare delle indagini avvalendosi di uno staff di fotoreporter e di esperti, tra i quali un certo Jeff Whitcraft, fotografo. Un giorno, mentre stavano facendo dei rilievi nella casa, Jeff decise di andare a vedere nella soffitta. Quando entrò su nella soffitta, fu colpito al volto
e la sua macchina da presa, la sua macchina fotografica, fu scaraventata per terra. La squadra tornò per una seconda visita nel mese di settembre e Whitcraft salì di nuovo in soffitta con il suo collega. Mentre i due stavano scattando delle fotografie, una corda da bucato improvvisamente si avvolse intorno al collo di Whitcraft e velocemente iniziò a stringere, fino quasi a strangolarlo. Fu grazie all'aiuto del suo collega che Whitcraft si salvò e non venne strangolato a morte. Intanto Jackie Hernandez decise di abbandonare quella casa infestata. Si riavvicinò un po' al marito, che la convinse a dare una seconda possibilità alla loro relazione. Lasciò San Pedro e tornò a vivere con il marito in una roulotte a circa 300 miglia di distanza. Le attività paranormali nella sua casa San Pedro immediatamente si fermarono e Taff non registrò più nulla di anormale. Passò un anno circa ed il rapporto con il marito nuovamente iniziò ad incrinarsi. A metà del 1990 le cose strane cominciarono ad accadere di nuovo, ma stavolta dentro e nei pressi della roulotte. Una sera il televisore dei vicini di roulotte letteralmente schizzò fuori dal finestrino, schiantandosi contro la roulotte di Jackie. E per tutta la notte la donna e suo marito sentirono rumori di lamiera che si piegava. Riniziò anche a sognare quelle scene di aggressione al porto e una notte vide dalla finestra di nuovo quel vecchio che l'aveva sorpresa nel bagno. A quel punto chiamò nuovamente Taff e il gruppo di investigatori che a loro volta si appoggiarono ad una medium. Barbara Lagnum, la donna organizzò una seduta spiritica ed il tavolo cominciò a tremare. Il gruppo riuscì ad ottenere risposte da un'entità richiamata dalla medium, che disse di essere lo spirito di un giovane morto nel porto di San Pedro a soli 18 anni nel 1930. Il suo assassino ha vissuto nella casa di San Pedro prima di Jackie e lì morì per un infarto. Dopo aver scavato nei vecchi giornali di San Pedro, Jackie trovò la notizia di un giovane marinaio di nome Herman Hendrickson, il cui corpo venne trovato alla deriva nel porto di San Pedro il 25 marzo del 1930. Per quanto riguarda il fantasma del vecchio, risalì a John Damon, l'uomo che visse nella casa di San Pedro dal 1931 al 1940. Di Jackie Hernandez non si sa più nulla dal 1990, anche se su alcuni social network si dice che assieme al marito siano andate ad abitare a San Pedro ed abbiano fatto celebrare numerose benedizioni che hanno diminuito molto le attività paranormali della casa. Benissimo, questo era tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, mi raccomando lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, che aiuta il canale a crescere. Vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video qui nel mio canale. Ciao!